Ciao ragazzi, benvenuti alla botteguccia Crack Apart e benvenuti a quella che è la prima puntata di Ritratti d'Anime. Io saluto Dagon Lorai che è con me l'ideatore, insomma il produttore di questa volontà di pennellare dei personaggi, insomma, che come avete visto nel promo, personaggi celebri in ogni loro campo, nel bene, nel male, con la volontà di dividere, no? Anche, o meglio, di dividere, di eliminare forse queste definizioni. Che dici, Dagon? Intanto, grazie a te, ovviamente, per avermi invitato, ecco, e aver accolto la mia idea. Io mi sono comportato un po' da Minerva con un cirino, ecco, niente di più. Quindi sappiamo come tu affronti da tanto tempo il linguaggio pop in una maniera molto accattivante e mi sembrava proprio il caso, in quanto noi ci occupiamo di arti visive, di poter dare un attimo una visione immaginativa, cioè con la coscienza immaginativa di ciò che è stata la vita di queste persone, a prescindere, cioè in maniera spregiudicata, quindi a prescindere dal giudizio che si è dato poi popolarmente alla loro vita. Ovviamente cercheremo di fare questo in un tempo molto stretto, perché esatto, ci conosciamo, noi ci conosciamo, il dono della sintesi non è di nostra proprietà, assolutamente, ma ci proviamo. E Teo proprio ha scelto un personaggio molto molto importante e influente, la cui figura è risorta in qualche modo negli ultimi anni attraverso un film, e poi chiederò a Teo una delucidazione, un parere su questa pellicola, che io ovviamente dal basso della mia ignoranza in quest'arte, quella della cinematografia, posso dire che mi è piaciuto, perché io l'ho guardato con il cuore e non con gli occhi e con la visione ternaria che si deve al cinema. Quindi abbiamo scelto proprio Freddie Mercury e ovviamente ringrazio voi per essere qui a seguire le nostre disquisizioni riassunte in qualche modo. Teo, come mai tu hai scelto proprio di cominciare con Freddie Mercury? Perché allora parto subito alla maniera della botteguccia, perché qui siamo alla botteguccia e quindi tra l'altro, a proposito del dono della sintesi, questa è subito una prima parentesi, guardate che libro che ho qua, cioè David Foster Wallace Infinite Jest, cioè, tanto per dire, per favore mettilo di ecco, cioè, in quale modo si sfoglia, potrebbe sfogliarsi forse. Che potrebbe essere uno dei nostri personaggi, tra l'altro, sì. David Foster Wallace, perché è veramente un personaggio. No, hanno disboscato, no, ma hanno disboscato una foresta. Esatto, esattamente. Per dire, un libro che avevo lì, è perché sto sistemando la libreria, vabbè. E c'è fra i vari che ho detto. Esatto. Sì, però sì, vabbè, ho scelto Freddie Mercury e inizio
alla maniera della botteguccia dicendo una cosa che subito voglio vedere come reagiscono i nostri amici. Freddie Mercury, Adolf Hitler e Elon Musk, di fronte alle loro folle, da un certo punto di vista e annullando il concetto di bene e male, possono essere la stessa cosa in termini di influenza. Ok, Freddie Mercury alza un braccio e, non so, 1 milione di persone, 900.000 persone in 3 giorni alzano un braccio. Hitler, questo David Foster, questo, questo Elon Musk, che sembra voler dire tutte le cose giuste per gli uomini della controinformazione, ma non lanciamoci in altro. E quindi, amando io spassionatamente Freddie, e sul film ti dico, ho apprezzato il fatto che si siano messe in rilievo alcuni dettagli. Io odio molto le persone che, pur dicendo amo Freddie Mercury, amano 3 album. Le persone che sì, ti dicono poverino Freddie. Freddie ha interpretato il proprio archetipo dalla prima goccia all'ultima goccia, per cui poverino di tutte le cose che si possano dire per la morte che ha fatto, è proprio la stronzata più grande, secondo me, che si possa dire. E quindi ho detto, quale matador, no? E tu con questo giallo in qualche maniera ce lo dico, quale sì, matador, ok? E quindi ho detto, propongo, è da un po' che voglio fare qualcosa di nuovo con Dagon, perché Dagon è una persona che può aggiungere una densità di lettura spirituale, oltre che artistica, nel fare queste nostre pennellature. Ho detto, uniamo le forze un po' alla Kenshiro e proviamo a vedere cosa viene fuori. Qualcosa di diverso. L'ultima cosa che dico, e poi ti lascio la parola per cominciare su Freddie, è che, ragazzi, non troverete delle noiose, lunghe biografie, non è quello che vogliamo fare. No, assolutamente. I riferimenti possono solo servire a quello che abbiamo veduto della sua, del suo percorso vitale. Allora, io posso dire subito che parto dalla sua morte. Lui è morto a 42 anni, mi correggeranno tutti quelli che seguono se io sbaglio, ma l'età era quella, intorno ai 42 anni. 46 in realtà, 45-46. Però... diciamo tra i 40 e i primi 5 anni, ecco, dei quarantesimi, avviene il consolidamento dell'anima, cioè si svolge una sorta di chiusura di quello che è il destino o karma, come lo si vuol chiamare. Quindi la sua morte in quella fascia di età ci lascia comprendere, attraverso il pensiero che si può fare, che egli abbia esattamente concluso il disegno della sua vita. Lo di disegno non a caso, anche che lui si occupava di molte cose, lo sappiamo tutti, oltre che suonare benissimo e cantare benissimo, era anche un disegnatore, un progettista, uno scrittore. E quindi egli ha speso tutti i suoi talenti nella maniera migliore, senza sbagliare un colpo, nel bene e nel male. Sì. Poi mi interesserebbe fare luce su una questione. Molte persone dicono che egli facesse parte in qualche modo dei Rosa Croce, fosse un Rosa Cruciano. Beh, questa è una cosa, da un lato, parecchio improbabile, perché il rosacrucianesimo, come ben sappiamo tutti, è qualcosa di nascosto. Sono giovanniti, quindi restano mimetizzati, ecco, nel pianeta. In qualche modo sono entità che lavorano dietro le quinte. Ma lo spirito che muoveva Freddie Mercury è quello di entità rosacruciane, che lo hanno diretto, un po' come hanno fatto molte entità con Raffaello durante il Rinascimento, che è stato il momento più alto dell'evoluzione umana. Ebbene, lui è legato a quel Rinascimento ed è legato al fatto che la sua morte sia avvenuta proprio negli anni 90, quelli che chiudevano un'intera epoca di cui lui è testimone. Ultima cosa, poi lascio a te ulteriore la parola. Per leggere Freddie Mercury occorre un attimo comprendere questo fattore biografico, il fatto che lui fosse nato a Zanzibar, giusto? E
il figlio di un diplomatico non inglese, ma che anelava, ecco, all'inglesismo più totale. Egli ha saputo dissipare la figura dell'inglese, no? In una maniera molto, molto particolare. E come poi tu citerai, ecco, il testo che racconta della morte di un uomo a favore di un altro uomo. Sappiamo che il padre avrebbe voluto che lui attingesse a quella cultura dei gentleman inglesi, esatto. No? Qua mi viene in mente Lovecraft, che invece che era così, lui desiderava essere uno di quei, mentre Freddie Mercury no, viceversa è riuscito a, come un'araba fenice, come si dice, incenerire una cultura per ridarne un lustro diverso, ecco, poi sì. C'è anche molto altro da dire. È bello che tu abbia fatto questo parallelismo fra Freddie e Lovecraft, perché in qualche maniera entrambi erano legati a questa inglesità che è stata dissipata da una parte volontariamente. Tu citavi nel backstage, beh ragazzi, se non la canzone più celebre, una delle più celebri da cui vorremmo partire in termini di parabola animica, che è ovviamente Bohemian Rhapsody, non è probabilmente la canzone più bella dei Queen, ma qui non stiamo a discutere l'essenza, la qualità dell'arte, stiamo a discutere di ciò che viene comunicato, come direbbe l'amico comune Davide Ramonno, che tu finalmente mi hai fatto, voglio dire, per quello che rappresenta l'evoluzione archetipica del personaggio. Quindi in Bohemian Rhapsody mamma, ho ucciso un uomo, è la sua transizione verso un'accettazione di un sé che, di cui peraltro oggi vediamo tanta pubblicità apparentemente anche nelle strade, come una delle varie roccaforti di quel pensiero che vorrebbe farsi come dire illuminante, no? Tutto questo arcobalenismo, che in realtà purtroppo è uno dei, secondo me, uno dei pilastri della dittatura definitiva che si sta formando, che se ne voglia fuggire o che si voglia accettare. Però Freddie, giustamente hai detto tu, è morto in un periodo, gli anni 90, che ragazzi, volente o nolente, io non sto dicendo che non c'è bella musica dopo gli anni 90, però voi pensate, negli anni 90, salutiamo anche Luca Tanesco in questo, perché se ci ascolta so che starà tirando una lacrimuccia, pensate all'inizio degli anni 90, nell'underground, cosa è stato prodotto in 2 o 3 anni, cioè dall'underground all'hard rock fino all'elettronica. Quindi è stato veramente un cuneo. E lui è morto lì, dopo aver trasmogrificato, si direbbe al diavolo, no? Così facciamo un altro riferimento del gioco online. Sì. Devo andare a prendere Elon Musk nelle classifiche di Diablo 4. ha trasmogrificato se stesso con quella canzone e ha vissuto tante vite. Cioè, a me quello che meraviglia, in realtà non mi meraviglia, ma mi affascina di Freddie, è che lui ha vissuto veramente tante stagioni che sono vite separate una dietro l'altra. Ci ha fatto vedere il rito del passaggio in maniera eccezionale. Io non so cosa ne pensi tu, perché poi dobbiamo arrivare. Sì, lui ha fatto una cosa, mi perdoneranno per questa similitudine i fondamentalisti, ma per me lui ha avuto una vita simile, in qualche modo, a quella di Giulietto Chiesa, che ci ha lasciati poco prima, lasciando un, perché lui la fatica sua, tipo Giulietto, ha lavorato decenni, si è pigliato gli insulti di mezza Italia, se non di mezza Europa, perché è una figura internazionale di cui che andrebbe veramente studiata a scuola. E Giulietto ci ha lasciato poco prima dell'evento coscienziale che conosciamo tutti del 2020. Lui ha fatto lo stesso, perché? Perché esistono delle forze che particolarmente dal 1870 si sono impadronite, ecco, dell'umanità, e queste forze tendono, ecco, ad un isolamento,
delle persone, al fatto di essere tutto e niente contemporaneamente. Freddie Mercury, ad esempio, a differenza di altri, se in qualche modo ha avuto una vita simile ad una persona che si è occupata di tutt'altro che di arte, di politica, geopolitica e cultura in genere, Freddie Mercury con l'arte, similarmente a, come si chiama, David Bowie, o Bowie, poi dipende. Allora. No, però David Bowie ha un punto, che lui non ricercava se stesso all'interno delle vite che ha vissuto, mentre Freddie Mercury invece ha vissuto delle vite tenendo ben presente l'io della persona, cioè ciò, l'essere che sovraintende le nostre parti tutte. Non ce ne accorgiamo, ma lui lavora su di noi e ci fa fare delle scelte, ci aiuta nel percorso della vita attraversando diverse problematiche e diverse gioie e dolori contemporaneamente. Però dicevo, Freddie Mercury è riuscito proprio a fare questo, a conservare un'identità interna, rivestendo molti ruoli e facendo molte cose. Infatti era un poliedrico. La poliedricità poi è legata anche alla questione della omosessualità. Se mi permetti questi altri 2 minuti, tenderei a, ovviamente facendo tantissime, mettendo tante virgolette, come si suol dire, perché potrei essere frainteso e pubblicamente io vado avanti così, ci vuole il disclaimer. Sì, perché l'omosessualità dal punto di vista scientifico spirituale è una da considerarsi una incarnazione incompiuta. Nei primi 3 anni di vita l'essere umano deve introiettare in sé diverse entità e diverse forme pensiero, diverse forze che nell'universo sono pronte a compenetrare l'uomo, e in quell'età talvolta alcune anime scelgono, prima di venire sulla Terra, di non permettere l'incarnazione completa della propria identità. E come disse il grande maestro Rudolf Steiner, le forze che ci parlano talvolta non riescono a parlarci durante il giorno perché rifiutiamo la spiritualità, e questo è stato fatto anche da Mercury per tanto, tanto tempo. Ha rifiutato la parte spirituale basandosi su una certa frivolezza, ma questa frivolezza ha finito per caratterizzare i messaggi che arrivavano dall'universo, che si sono distorti. Questo accade in tutti i giorni oggi, perché poi queste entità che ci danno queste immagini, che ci mandano dei segnali su come muoverci durante il giorno, sono costretti a lavorare di notte, quindi si pervertono anch'esse. E succede che nel mondo quello che vediamo, ed è una cosiddetta perversione sessuale in riferimento alla natura, non alla libertà dell'uomo. Assolutamente. Non mi permetterei mai di giudicare i comportamenti del piacere umano, giudicherei me stesso. Però intendo dire che questa, quella che noi chiamiamo libertà sessuale, in realtà giunge da una distorsione dei messaggi che arrivano dai mondi superiori. Cosa accade? L'omosessualità permette un accesso, perché una parte di sé rimane in questi mondi e fa parte proprio di coloro i quali ci mandano le intuizioni. Per questo la genialità di quell'uomo con i baffi quei vestiti eccentrici, quell'uomo era capace di, come si dice, transustanziare, sì. Ecco, al contrario, dai mondi superiori a quelli odierni e materiali, attraverso la sua gigantesca musica. Chiudo, perché così chiudo tutto il discorso che riguarda quest'arco. Arrivo a queste conclusioni anche perché la sua vita comincia con Bohemian Rhapsody, che tu hai perfettamente dispiegato, e finisce con un brano, io dico quello anche se c'è un altro disco dopo, ma finisce con Innuendo. Sì. Innuendo proprio il brano. In questo brano lui si rende conto di come le entità luciferiche, dico sempre per comodità questa parola, le entità luciferiche che vivono nella mente degli uomini, vivono proprio nella scatola cranica degli uomini, fanno sì che in questo brano sia esplicitata l'azione di questa entità. Infatti il testo recita:
fin tanto che le montagne esisteranno, che ci sarà la sabbia nei deserti, fin tanto che voi avrete una religione, fin tanto che il mondo andrà così, così com'è, che la materia esiste, noi continueremo a viaggiare in quel luogo sottile, si intende la propria mente. Lui parla, è come se Lucifero parlasse. Fra l'altro Lucifero non parla del... non è cattivo. Tengo questo a precisarlo. Lui vuole semplicemente la mancanza di libero arbitrio, Teo. Vuole togliere il libero arbitrio e rendere un mondo spirituale. Quindi loro si insinuano nel materialismo. Ecco, e lui... forse questo che fa tendere l'idea che egli sia stato un Rosa Croce, perché queste sono cose, sapienze che vengono proprio da quella cultura. Quindi lui chiude dicendo, guardate che nessuno di noi è realmente libero. Sì. Infatti dice, per essere libero devi essere ciò che puoi, trasformandoti in ciò che puoi essere, sì, seguendo il proprio destino, cosa che lui ha fatto, morendo esattamente nel momento in cui l'anima si consolida e quindi la vecchiaia spende tutto quello che c'è. Lui avrebbe fatto pessimi dischi se fosse sopravvissuto. Questa è una cosa che rivendico come verità assoluta. Quindi lui ha smesso nel momento in cui doveva. Questo, tra l'altro, nel clima che abbiamo subito creato per questo Ritratti d'anime, con questa tua perfetta, perfetta analisi del personaggio Mercury, a me ovviamente mi vengono immediatamente dei parallelismi con altri personaggi che tratteremo nel mondo della musica. Uno in particolare, secondo me, potremmo fare quasi una puntata coppia, ma insomma vedrete, così ce li godremo. Però mi viene in mente, intanto, Innuendo è un album che ha una vera e propria scala di consapevolezza. Cioè, se voi andate ad ascoltarlo, ci sono dei pezzi all'interno che vanno a terminare veramente con della consapevolezza del dualismo dell'universo incredibile, dopo aver fiammato Innuendo, cioè dopo aver fiammato questo pezzo che rappresenta questa presa di insinuazione, si chiama, esatto. Insinuare qualche cosa, e sembrerebbe quasi, alcuni dicono che alcuni pezzi sembrino o incredibilmente tragici, ragazzi stava per morire e ne era consapevole, e altri troppo frivoli per quello che, ma in realtà lui sta parlando esattamente di quello di cui vogliamo parlare io e Dagon, credo, e lui sarà d'accordo, sarai d'accordo con me tu, secondo me, perché tratteremo personaggi che hanno tirato fuori delle verità incontestabili in relazione all'incarnazione del luciferismo di Arimane, che tu mi ci sarà modo di parlare, esatto, di personaggi che hanno potuto dire e che possono, secondo me, insegnare dal basso di quello che eticamente viene considerato sbagliato, una consapevolezza del mondo molto più elevata rispetto a personaggi che invece dall'alto di ciò che viene considerato bene hanno fatto tanto male. E questo è il motivo anche di questo Ritratti d'anime. Ecco, e secondo me, io su Freddy ho poco da aggiungere, salvo che è una delle poche persone che mi fa comunque venire un po' di magone quando lo vedo, però poi quel magone pian piano scompare, perché la consapevolezza della forza che lui ha impiegato, come tu hai detto, in questa porzione di vita, mi dà la sensazione che lui si sia speso in maniera oculata, accurata, perfetta, per farci vedere qualcosa, a chi lo sa vedere, a chi lo vuole vedere, ecco. Esatto. Una cosa che mi aggiungo prima di chiudere questa prima puntata è che la prova di ciò che dico è nella sua attitudine di allontanare definitivamente coloro i quali non erano considerati amichevoli. Questo suo tratto può essere considerato semplicemente egoistico? No, perché dentro di sé, come tutti Rosa Croce, è qua, conosce la data della propria morte. È evidente che lui non la conoscesse in maniera cosciente, ma dentro di sé un timer andava e lui non aveva tempo
per le persone, da dedicare alle singole persone, perché ha lavorato per le folle, no? Sì, in maniera... Esatto. 300, ricordo 300.000 persone in una sola data. E qui torna quello che ho detto all'inizio, che può sembrare una provocazione, ma che provocazione nell'ordine di ritratti d'anime, in realtà non... esattamente, secondo me, non lo è quello che ho detto all'inizio. Assolutamente. Insomma, di quel parallelismo molto apparentemente stravagante. È un archetipo interessante fra tutti quelli che ci sono, quello di Freddy. Certo. Probabilmente esisteva in Mozart, esisteva in Raffaello, è esistito in tante persone, ma lui l'ha interpretato in maniera molto efficace. Sta a noi cercare, insomma, le motivazioni, ecco, le chiavi di volta di quello che è stata la sua esperienza terrena. Senti Dagon, siamo a 26 minuti compresa la sigla. Oggi ce l'abbiamo fatta in maniera efficace in questa prima puntata. Io ovviamente vi chiedo, come al solito, perché oramai bisogna farlo, perché sono professionista di YouTube, allora bisogna dire: mettete un like, scampanellatevi, unitevi alla botteguccia, eccetera, ma soprattutto seguiteci in questa nuova avventura. Perché credo che troverete poche, con buona arroganza ma consapevolezza, troverete poche visioni di questo genere su personaggi che apparentemente sono molto molto molto, saranno molto molto famosi. Io ringrazio tutti, ringrazio te Dagon. Grazie. Se vuoi aggiungere una parola di chiusura, altrimenti niente, dico solo una cosa: Dero. Esatto, bisogna seguirlo, esattamente. Fantastico, che poi manda tutti a fanculo dopo che lo hanno copiato. Esatto, io non lo faccio perché, no, perché voglio troppo bene alle persone che ci seguono sul serio. Alla prossima. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. Ciao.